God Save the Wine, una serata autunnale, abbiamo fatto piovere apposta oggi, Francesco, perché bisogna parlare di autunno e quindi ci vuole, ma non solo l'autunno. Oggi abbiamo avuto la fortuna di avere Fabio Barbaglini, grandissimo chef del Fu, che ci ha presentato dei piatti particolarissimi e noi, io sono qui a chiederti degli abbinamenti, cioè ti dico, c'era questo piatto che era il salmone marinato, avocado, kumquat e radici, in più c'era una grattugiata sopra il cavolfiore, quindi dei tuoi vini. Cosa ci andiamo a abbinare? San Felice, insomma, uno Chianti classico, vini rossi, Quale cosa tiro fuori dal cilindro? Esatto, buonasera, buonasera a tutti. Diciamo che sicuramente non è un abbinamento semplice, perché è un piatto sì di pesce ma molto strutturato, molto complesso, e quindi noi in San Felice siamo sì basati sulla produzione di vini rossi, però ecco, su questo piatto ci vedo proprio bene la nostra anteprima di questa sera, che è il nostro Avane, è un 100% Chardonnay proveniente da un singolo vigneto prodotto solo nelle migliori annate, che uscirà proprio a gennaio sul mercato. E di fatto è che è un vino che ha comunque una bella struttura, una bella complessità, rimane comunque con un'acidità molto fresca e rinfrescante. Beh, è un vino un po' double face, perché c'è anche queste note molto vanigliate, miele, però poi in bocca è fresco. È verissimo, rimane comunque fresco, quindi lo vedo bene con un piatto comunque. Sì, perché io l'ho assaggiato, l'ho provato, questo piatto c'ha il salmone che è evidente grasso, però c'ha questa nota agrumata che bisogna stare attenti ai vini troppo acidi, ci vuole un po' di morbidezza, un po' di dolcezza. Secondo me questo Avane, fra l'altro imparerete a riconoscere questa etichetta etrusca, un po' particolare, giusto? Etrusca, è un ufficio che è molto particolare, e anche il vino è uno Chardonnay differente da quello che pensate in genere in Toscana. Ma appunto dicevamo d'autunno, no? Quindi ecco, visto che abbiamo fatto piovere, visto che arriviamo in autunno, come ci prepariamo all'autunno e quale vino ci proponi per le prime serate fresche? Diciamo che sull'autunno, comunque, con l'arrivo piano piano anche delle serate fresche, delle basse temperature, io andrei su un vino di struttura, comunque, su un vino già di carattere, con alta complessità, e soprattutto andrei sul nostro Brunello. Il nostro Brunello di Montalcino, dall'azienda di Campo Giovanni, acquisita negli anni 80, nell'81 in precisione. E in particolare ci vedrei anche molto bene questo 2014. Quindi 2014 sta per arrivare al 2015, ma la 2014 è annata particolare, ma San Felice è stata interpretata in maniera molto molto interessante. Siamo sul versante sud, vero, giusto? Quindi esatto. Una zona neanche facile lavorare per via del caldo, però ecco, la 14, vi ricordo, annata fresca, complicata, nel versante sud ci sono ottenuti prodotti molto molto interessanti. No, davvero, perché comunque c'è stata un'annata forse davvero anche troppo comunque criticata prima dell'arrivo del vino sul mercato, perché comunque insomma si è visto che chi è riuscito a fare un'ottima selezione delle uve, noi abbiamo avuto un 50% meno di produzione, comunque ecco, siamo arrivati ad un Brunello sì figlio dell'annata, però comunque che è bilanciato, che è equilibrato. Bevuto stasera è dolce, fine, fresco, di una piacevolezza, nonostante la struttura si sente, ma in realtà guarda, ora non ti dico sul salmone, ma questo sicuramente anche su piatti non il classico stracotto brasato, anche roba un po' più fresca fa la sua figura. Grazie mille Francesco, ci hai risolto un paio di serate d'autunno. Grazie mille a voi.